Allora, infatti, noi ti vogliamo conoscere. Chi è? Sono curioso, sa fare cose. Allora, io sono Mattia e ho studiato in Paolo Grassi, che è una scuola di teatro e di danza, e ho fatto il corso di teatro danza, un'accademia di 3 anni dove si va tutti i giorni, dalla mattina alla sera, 5 giorni a settimana, e si fa dopo il diploma, si fa un'audizione e si entra in questa accademia. E io ho studiato proprio danza contemporanea, ma già quando studiavo ho iniziato a appassionarmi un po' alla coreografia. Che cos'è coreografia? Diciamo che il coreografo è un po' l'occhio esterno di quello che succede sul palcoscenico. Quando vedete i danzatori muoversi e fare delle immagini, quello che fa il coreografo è un po' coordinare la creatività dei danzatori per cercare di rendere le loro bravure, perché i danzatori sono tutti molto bravi, in un, diciamo, come un direttore d'orchestra dirige diversi strumenti, così un coreografo ha i corpi a sua disposizione e decide di comporre un'immagine. Ci sono diversissimi tipi di danza, c'è chi fa danza classica, c'è chi fa danza contemporanea, c'è chi fa danza moderna. Diciamo che il gruppo che vedete nell'opera impegnato, noi abbiamo studiato proprio danza contemporanea, una danza che è più legata all'espressività del proprio corpo. Ognuno di noi può essere un danzatore, si sente la necessità di esprimersi con il proprio corpo e esprimendosi già con il proprio corpo, quella è già danza. Senza considerare il fatto che anche i cantanti si muovono su musica e che cos'è la danza se non movimento su musica. Quindi in realtà in un'opera e nel teatro musicale la danza comprende un po' tutto. Quindi questo più o meno quello che fa un coreografo. Nello specifico in La Creazione abbiamo lavorato su delle immagini che io ho deciso insieme al regista Fabio, che avete già incontrato, e poi abbiamo dato forma a queste immagini cercando di capire come esteticamente e concettualmente potessero funzionare all'interno di tutto lo spettacolo. Quindi ci sono i ragazzi che fanno l'albero a un certo punto, che sono angeli, che si prestano a fare diverse immagini, fanno gli uccelli, i pesci dell'acqua, fanno a un certo punto un mostro marino che ingloba Dio, e poi c'è una danzatrice anche invece che fa il ruolo di Dio. E uno si immagina che un ballerino faccia solo il ballerino, in realtà noi siamo formati tutti quanti come performer, quindi Maria Giulia per esempio, che ha un ruolo un po' più attoriale, si trova a fare proprio un personaggio scenico. Unito però al fatto che è una danzatrice, siamo riusciti a dare quel linguaggio corporeo un po' infantile che magari un attore è meno abituato a dover fare, proprio perché non ha dimestichezza col corpo. Quindi ci sono vantaggi a fare danza invece che fare altre cose. Avere una percezione del proprio corpo e riuscire a gestire il proprio corpo nello spazio, comunque per esprimere un'emozione, un concetto, un'idea, sono ottime tecniche, ottimi strumenti da avere. Avete qualche domanda? Sì, una curiosità. Per essere diventare coreografo è una condizione economica per fare la scuola di danza, essere ballerino? Non per forza, nel senso che il lavoro del coreografo è un lavoro diverso dal lavoro del danzatore, perché il danzatore tutti i giorni sta in sala, si allena per essere appunto un atleta, mentre il lavoro del coreografo, diciamo, è un lavoro un po' più di concetto, un po' più di immagini, è un po' come il regista che non sempre è un attore. Nel mondo della danza essere anche un danzatore aiuta, spesso bisogna dare dei passi, bisogna capire delle leve, delle tecniche per riuscire a comunicare l'immagine che si vuole ai danzatori in modo efficace. Se io non sapessi nulla di danza, probabilmente ci vorrebbero anni in più per riuscire a capire come costruire un'immagine proprio come me le immagino. Mentre avendo un background da danzatore, ci diciamo 4 parole, metti qua il peso, spostati di là, solleva qua, sicuramente aiuta aver fatto comunque una scuola di danza. Sì. Come è nato il tuo muro di danza? In realtà io ero già grandino perché avevo 14 anni e mia sorella, che invece è più piccola di me, aveva iniziato un corso di danza moderna e ho chiesto ai miei genitori anch'io di iscrivermi a danza e da lì è partita la mia passione per il movimento. Poi in realtà pensavo di voler fare il danzatore e invece già ormai sono quasi 10 anni che ho capito che invece la mia passione è più stare dall'altra parte del palcoscenico. Mi gratifica di più stare seduto nel pubblico a guardare lo spettacolo che ho creato insieme ai danzatori piuttosto che essere sulla scena come invece un danzatore fa. Sono proprio due cose un po' diverse, ognuno poi scopre che cosa gli interessa di più. Non per forza chi fa il danzatore deve diventare coreografo, né viceversa. E
come si è sviluppato il tuo percorso a livello lavorativo? Allora, io ho iniziato danza, dove ho vissuto quando appunto avevo 14 anni, poi mi sono trasferito. No, io sono originario di San Marino. Poi mi sono trasferito a Milano per fare l'Accademia Paolo Grassi e insieme a tutta la mia classe abbiamo deciso di fondare una compagnia di danza contemporanea che si chiama Fattoria Vittadini e sono 10 anni che sono anche i danzatori che vedete nell'opera. È già la quarta volta che torniamo, abbiamo fatto nel 2014 la lotta di Ercole con Achelò e la donna serpente e poi abbiamo fatto, nel 2015 abbiamo fatto Medea e l'anno scorso nel 2017 abbiamo fatto Orlando Furioso, che era l'ultima opera che abbiamo fatto qua al festival. E poi quest'anno, non so se l'anno scorso c'era qualche, forse piccolo intervento allora era nel 2015, se erano i due danzatori Medea forse, che avevano questa parrucca bianca. No. Forse c'era qualcuno anche l'anno scorso. C'era l'opera con la parte recitata da una giornalista. Ah, forse c'era qualche danzatore. C'erano la presista. Poi un'altra compagnia. Un'altra compagnia. Però qua già il festival è già la quarta volta che veniamo, se non forse anche la quinta. C'è stato qualche piccola performance in qualche anno dove io non ero presente nello specifico, però tutte le altre edizioni c'ero. Ed è sempre piacevolissimo venire a Martina Franca, si sta proprio bene. La Paolo Grassi è di Martina Franca, esatto. Ed è il fondatore di questo festival, esatto. Quindi aver studiato presso l'Accademia di Paolo Grassi e ritornare nella città natale di Paolo Grassi è un collegamento. Esattamente, esattamente. È un filo che conduce, è anche emozionante da questo punto di vista. Sicuramente, sì, poi Paolo Grassi è stato un luminare del teatro, italiano e ha fondato la Scuola del Piccolo, che poi si è separato nella Scuola Paolo Grassi ed è una figura importante. Nel teatro, lavoro, nella funzione formativa e dell'educativa del teatro. Infatti mi ha colpito questa frase di questo segnalibro di quest'anno: il teatro è importante, ti accompagna ed è determinante per le tue scelte esistenziali, per la tua crescita di uomo. Quindi oltre professionalmente, anche come essere uomo e donna, come persona, aiuta a crescere, è formativo. Sì, la funzione del teatro è fondamentale, attraverso l'esperienza che lo spettatore ha immedesimandosi nei personaggi che ci sono in scena, che possono essere sia ballerini che attori, uno ha questa esperienza dove vive quelle emozioni e quindi impara a conoscere la diversità, impara a conoscere altre emozioni che normalmente non proveremmo per questioni di età, per questioni geografiche, e quindi sicuramente apre un mondo su un'evoluzione personale. E anche chi lo fa attivamente è una danza caleidoscopica di emozioni, che se è talmente bravo e si crea un'empatia con lo spettatore, viene anche comunicato, passa e arriva allo spettatore. Esatto. E questo è importante, ma è anche vero che è un campo di formazione per quanto riguarda la comunicazione interpersonale, una crescita intrapersonale, perché aiuta a essere più sicuri, ad avere fiducia in se stessi, sicurezza, a rispettare l'altro e i tempi dell'altro e a fare squadra. Questo l'abbiamo capito, ragazzi, assolutamente. L'abbiamo capito, perché per avere un risultato finale c'è dietro un impegno grossissimo da parte di una squadra di maestri. Dove ci deve essere collaborazione, rispetto dei ruoli. Assolutamente. Questo è importante. Sì, è vero, è vero. È un sistema, diciamo. Assolutamente. Perché funzioni, tutti i membri all'interno del sistema devono. Deve essere un ingranaggio ben oleato. Deve assolutamente funzionare, ognuno ha il suo ruolo e ognuno cerca di farlo al meglio, perché poi in realtà l'obiettivo finale è uguale per tutti, avere un prodotto artistico che trascende anche lo spettacolo in sé. È vero. Facciamo il lavoro più bello del mondo, facciamo arte. Quindi nel primo giorno abbiamo l'arte dell'architettura, nel secondo giorno abbiamo l'arte della poesia, nel terzo giorno c'è l'arte della
pittura, nel quarto giorno c'è la musica, il quinto giorno è la danza e il sesto giorno è la scultura. Quindi attraverso le varie arti ogni giorno Dio costruisce un pezzo dell'universo diverso. E questa è, diciamo, la della bellezza, fino ad arrivare alla creazione di Adamo ed Eva. Poi il nostro Dio bambino crea due bambole, che poi nella seconda parte, nel grande duetto di Adamo ed Eva, in realtà queste due bambole sono i due cantanti che interpretano Adamo ed Eva. Giovanissimi. Esatto. Giovanissimi, sì, sì. Sono entrambi giovanissimi, credo meno di 23 anni entrambi. Sì, l'abbiamo visto, giovanissimi. Sì, sì. Una domanda da Fefe Pacci. Ma cosa prende ispirazione quando deve dire la fotografia? A un personaggio, cioè in generale? Allora, diciamo che l'ispirazione per creare una coreografia arriva un po' da delle immagini. Quindi quando si decide più o meno, per esempio, che si vuole creare un'immagine, nella tua testa passano un sacco di immagini che hai visto, un sacco di spettacoli che sei andato a vedere negli anni, video su YouTube che mi sono salvato per vedermeli chissà quando, libri letti. Quindi poi piano piano uno ci va a dormire sopra e dice: ah, c'è questa idea nell'aria. Poi ci dorme sopra, il mattino dopo inizia a fare un po' di ricerche e poi piano piano inizia a costruire l'idea dell'immagine che vuole ottenere. E una volta ottenuta l'idea, bisogna trasformarla in praticità, bisogna capire come poter rendere attraverso dei corpi che si muovono in un certo modo, quell'immagine che hai, quindi ci sta tutta la traduzione per esprimere ai danzatori quello che poi vuoi vedere. Quindi diciamo che l'ispirazione viene da tante cose, dipende un po'. Anche personalmente, l'abbiamo visto i primi giorni proprio sul palcoscenico, proprio lavorare accanto, gomito a gomito con i ballerini per comunicare ed esprimere. Assolutamente. La sua idea come la vuole. Questo è importante, anche il rapporto di fiducia che si crea tra i danzatori e il coreografo, perché il coreografo non è il capo dei danzatori, il coreografo è la persona che si trova fuori e quindi ha un occhio esterno per vedere e riuscire a costruire quello che poi sono i danzatori a fare. Senza danzatori il coreografo non farebbe nulla, soprattutto nella danza contemporanea, dove ogni danzatore porta la propria anima, porta la propria arte. Non è il balletto dove devono essere tutti identici, anzi, la danza contemporanea esalta le diversità dei corpi, perché è proprio interessante vedere ogni corpo nella sua corporeità proprio. Ancora più importante è il ruolo del coreografo di per coordinare queste immagini. Il mio lavoro è quello di, con i colori che mi sono dati, dipingere la tela come mi piace. Poi spero sempre che piaccia anche ai danzatori, di solito sì, e quindi insieme siamo contenti di fare quello che facciamo. E qualche volta il danzatore può suggerire qualche Assolutamente. Idea, qualche scena al coreografo? Assolutamente, più che scene, però per nelle costruire la scena, che è più o meno stata decisa perché per questioni di drammaturgia, per questioni di ritmo delle scene, come costruire quella scena, i danzatori sono sempre ben volentieri e propositivi nell'anche loro dare le loro possibilità. Poi è il lavoro del coreografo scegliere qual è la soluzione migliore, quale si può costruire per renderla più semplice o più complessa, perché a volte anche la complessità ha il suo valore. Ed è interessante vedere una cosa complessa come pubblico, quando vedo qualcosa che ha richiesto tempo, lavoro e fatica per essere costruito, anche se poi in scena lo fanno sorridendo, e apprezzi comunque la quantità di lavoro che va dietro una scena. Questo l'abbiamo compreso. Bene, dietro meno male. Ci vuole tanto sì, sì. Lavoro, impegno, rinunce, studio anche. Quanto è determinante la musica nella creazione di una coreografia? Il rapporto con la musica è sempre un po' ambivalente, soprattutto nella danza contemporanea. È sicuramente fondamentale, perché la musica siamo molto più abituati a percepire, a avere empatia attraverso la musica che non attraverso la visione di un corpo danzante. Siamo completamente sommersi dalla musica. Adesso ci sono le campane che suonano, le macchine che passano, i cani che abbaiano, mentre corpi che danzano non ne vediamo spesso. Certo, le persone che camminano, se mi fermo ad osservarle, posso interpretarle come danza, ma comunque non è come la musica, che invece siamo sommersi tutto il giorno. Quindi diciamo che la musica ha un ruolo fondamentale, soprattutto nell'opera la musica è centrale. Nel costruire una coreografia si può decidere se
andare con la musica e quindi sottolineare le emozioni che la musica ti dà, oppure decidere anche di andare in contrasto e decidere che invece della musica non ci se ne occupa e ci si occupa solo del movimento. E in quest'opera? In quest'opera ci sono un po' e un po', perché creano una drammaturgia ritmica che fa sì che lo spettatore poi non si annoi, perché anche il lavoro del coreografo insieme a quello del regista è quello di creare un ritmo per tutto lo spettacolo, in modo che si conduca lo spettatore dall'inizio alla fine in un percorso. E se il percorso fosse tutto piatto, dopo un po' uno si annoierebbe. Se invece il percorso delle salite, delle discese, delle piccole curve, allora uno rimane un po' più in punta di sedia, esatto.